Il programma è fitto di eventi, addirittura 40, tra escursioni, convegni, sport, arte, enogastronomia. È il Bologna Montana Evergreen Fest, il festival dell'ambiente e della sostenibilità organizzato dall'associazione Viva il Verde insieme ai comuni protagonisti. Dove? Sull'Appennino bolognese, tra Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. Quando? Da sabato 28 fino a domenica 5 giugno, 50° anniversario della Giornata Mondiale dell'Ambiente. E l'obiettivo del festival è proprio quello di sensibilizzare sulle tematiche ambientali divertendosi. A inaugurare la settimana di eventi, la staffetta ambientale transapenninica da Piacenza a Loiano di giorno e di notte. In ricordo della prima staffetta ambientale, la Roma-Loiano del 1986, quando nacque Viva il Verde. Era una Loiano anticipatrice dei tempi, con un sindaco, Arnaldo Naldi, che già 36 anni fa firmò un'ordinanza per la messa al bando delle buste di plastica. La staffetta partirà da Piacenza, attraverserà tutti i comuni dell'Appennino emiliano e arriverà sui nostri territori domenica sera, dopo aver corso circa 330 km ininterrottamente giorno e notte. Alle 13 amministrazioni che incontreremo verrà donato un quadri realizzati da artisti che hanno interpretato il tema di quest'anno Solo la Terra. Concluderà comunque il festival domenica prossima, il 5, un'attività di pulizia dei territori e il pomeriggio la premiazione dei ragazzi che hanno partecipato alla campagna di educazione ambientale Viva il Verde naturalmente. Una iniziativa che nasce da un protocollo d'intesa fra quattro comuni a cavallo di confine fra due unioni di comuni e che quest'anno si apre anche all'esterno, ulteriormente all'esterno di questo territorio, perché partendo da Piacenza coinvolge tutto il territorio dell'Appennino emiliano-romagnolo ad ovest, diciamo, partendo da Piacenza per arrivare qui nei nostri territori appenninici. È un bel esempio di collaborazione fra istituzioni e fra cittadini. Fra l'altro si apre anche dal punto di vista culturale, perché parte dal tema del pianeta Terra, tema molto di attualità in questo periodo. Parla di sport, parla di ambiente e con un approccio culturale, perché quest'anno per la prima volta si parlerà anche di opere d'arte e di un approccio appunto culturale che credo sia la soluzione per il futuro del nostro pianeta. Quindi Viva il Verde nasce nel 1986, come dicevamo, e probabilmente era precursore di quello che adesso sta diventando un tema sempre più scottante, un'attività sempre più, come dire, ingrandita e di necessità per tutto quello che è l'ambiente. E in questi anni appunto sono state fatte altre iniziative. Come dicevamo, è il secondo anno che si partecipa a questo festival, a questo evento, e chiaramente con delle modalità sempre in netta evoluzione, perché ci siamo appunto resi conto, anche nel rispetto di quelli che saranno gli obiettivi dell'Agenda 2030, che oramai non abbiamo più tempo, per cui, ripeto, un'iniziativa che è partita lontana negli anni, che è rimasta, come dire, attiva, ma che oggi secondo me, sta dando il massimo e siamo, secondo me, fiduciosi che ci saranno ancora maggiori opportunità proprio di diffusione e di valorizzazione, perché, ripeto, viviamo in territori bellissimi, con delle caratteristiche peculiari di ognuno, di ogni territorio, che vanno valorizzate e rispettate. È una gran cosa, è ovvio che se tutti assieme così l'unione fa la forza, è ovvio che arrivano i risultati, perché tutti ci crediamo. E questo vuol dire lavoro di squadra che è molto importante. Vedo che negli anni aumenta, ma la cosa più bella è che facciamo partecipare le scuole. Ancora oggi è la cosa più importante, perché guardiamo al futuro, con i bambini è molto importante. Certo, questa è una collaborazione fra i quattro comuni che è molto importante, perché riguarda tutto l'Appennino e tutta la nostra parte di Appennino, perché è un posto magnifico, ci sono dei posti stupendi e quindi noi dobbiamo pensare di portare avanti queste attività proprio nel nostro territorio. Solo una terra è lo slogan proclamato dall'ONU per il 50° anniversario della Giornata Mondiale dell'Ambiente ed è anche il tema al centro del concorso rivolto ai soci AIAP, Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva.
Abbiamo strutturato un bando aperto a tutti i soci, progettisti a livello nazionale, dove veniva richiesta l'interpretazione e della visione di quella che è solo una terra, non solo a livello ambientale ma anche a livello interiore, quindi non solo un ambiente esterno ma anche un ambiente interiore. A seguire queste interpretazioni sono poi state veicolate durante questa mostra lunga 340 km e all'interno della sede di Palazzo Segni Masetti di Ascom. Abbiamo incontrato circa 500 ragazzi e abbiamo fatto degli incontri con degli esperti in classe, delle attività all'esterno e poi dopo loro hanno dovuto realizzare dei progetti, dei disegni, dei collage, delle attività artistiche. Questi lavori saranno esposti il giorno 5 sui quattro comuni. Ci sarà una giuria che andrà a decretare il vincitore, un vincitore per ogni comune. Verrà realizzato un poster molto grande che sarà affisso nelle sedi dei quattro comuni, dove si invitano i cittadini e i turisti dei nostri territori a rispettare l'ambiente.